Ciao a tutti, bacioni enormi dalla vostra amica. Come avrete visto nel titolo del video, video finalmente spesa, richiesto da tantissimi di voi, perché era un po' appunto che non ne facevamo, anche perché quando andiamo a fare la spesa poi arriviamo sempre a casa, siamo sempre di corsa e montare tutto l'ambaradan, insomma ci veniva un attimo un po' di difficoltà, però dato che me l'avete richiesto in tanti, mica non fai più video spesa, fatelo vi prego, che bello, allora questa volta abbiamo fatto una spesa e ho detto facciamolo dai, abbiamo tempo e ce l'abbiamo fatta, siamo qua. Vado prima con la mega borsa dei surgelati. Allora, la spesa che abbiamo fatta all'MD. Allora, vi faccio vedere cosa c'era in offerta questa settimana, che sono queste qua, insalate di farro, couscous. Allora, vi ho preso, sì, tre di couscous, sono a 1,49 euro, sì, e si presentano così nella vaschettina, couscous, questo, ne abbiamo presi tre, e poi insalata di farro, così, e c'è dentro un pochino di tutto, dai. Insomma, loro la mangiano, io non loro tanto. La mangiano, specifica loro. Poi c'erano in offerta, è a 1,29 euro, con amore al pistacchio. Quali li abbiamo mangi? Presi, questi li mangio, sì. Quattro scatole, come ve le faccio vedere tutte e quattro, di, appunto di questi cornetti. Poi fettine, queste qua, che è meno di 1 euro, adesso non mi ricordo quanto, snack al latte col miele. Poi abbiamo preso anche questi, che costano sui 30 qualcosa centesimi. Questi qua sono buonissimi, mi piacciono troppo tanto. Ai mirtilli alla fragola, abbiamo preso 4 o 5, adesso non mi ricordo, non li facciamo vedere tutti perché appunto è. Poi surini, noi prendiamo sempre qua surgelati, li scongeliamo, li scottiamo un po', insomma a Jason piacciono questi tantissimo. Poi burro, questo è 1,09 euro, 1,29 euro, adesso non mi ricordo. L'ho già fatto vedere, amore. Nella borsa surgelata è rimasto ancora due cose. Allora, a 2,99 euro, 30 bastoncini di pesce. E poi abbiamo preso due di queste, ve ne faccio vedere solo una, che è questa naturella qua, latticino fresco di capra, che è buonissimo anche su una fettina di pane, ogni tanto così, sono con grissino, è quel formaggio che a noi piace. Ecco, adesso mio figlio gentilmente mi richiude bene la borsa surgelata e la porto in là, grazie, ciao. Poi andiamo, ci sono qua quattro borse piene, perciò tenetevi comodi. Allora, insalata, che questa la adoro, mi sembra che viene 0,99 se non sbaglio al chilo, se non erro, ed è questa qua l'iceberg, a me piace tantissimo. Poi abbiamo preso sei di questi all'ananas, che erano scontati. Perché mio marito è tipo, oh, perché lui da sera è lui sportivissimo, fa la secret, mangia tanto mezzogiorno, ma la sera beve il suo succo ed è a posto. Io non so come faccia, io lo chiedo sempre, infatti lo guardo ammirata ogni volta mio marito e dico no, io devo mangiare. Bella gioia. Questo è 89, erano scontati. Poi abbiamo preso pan carré 35 centesimi. Poi allora le sardine, che a me non piacciono, mi piacciono alla nonna e a Jason. Poi vabbè, due succhetti, uno questo Jason, questo Sharon, così si ripiglia un attimo che lì. Poi altro sgombro in questa latta qua, i prezzi sinceramente non me li ricordo bene bene, però comunque c'è l'MD e si sta bene a fare la spesa. Poi ketchup, scusate se mi abbasso, mi alzo che li butto dentro tutto. Poi abbiamo preso tre di questi fagioli al tonno, che li mangerò stasera. Io adoro il tonno, quello normale, però oggi avevo voglia di questo qua con i fagioli, che ha quel pizzichino di sughettino lì, che ha quel retrogusto, non è proprio piccante, però c'è un po' qualcosa che mi piace il sapore, non lo mangio sempre. Ah, mi piace anche a me. Poi abbiamo preso quattro scatole di lenticchie, che Sharon le adora. E questa borsa credo che abbiamo fatto vedere tutto, sì. Poi c'è dentro anche tutte le altre scatole, però giustamente ve le faccio vedere io, devo farvi vedere tutto il doppione. Poi andiamo con un altro sacchetto, c'erano scontate le briochine, che colazione della mattina, queste qua sono ottime, erano a 69 centesimi scontate, abbiamo preso due pacchetti. Poi 49 centesimi l'uno le puff patatine. Poi allora le girandoline, tanto per cambiare, per il mio cucciolotto, perché mangia le girandoline il mio chicco. Poi abbiamo preso tre pacchetti di fusilli, ma ve ne mostro solo tre? Uno. Sì, 59 centesimi. Poi queste erano scontate a 99, se non sbaglio, sì. Ok, aspettate che
Allora, poi a Sharon piacciono anche questo, le ali di pane con pomodoro, basilico e peperoncino. Ne abbiamo presi due pacchetti che verrà alla base anche l'altro, tieni Sharon. Allora, poi gricchini di tè, che ormai non so quando vedete questo video, però oggi è giovedì, venerdì, mancano 6 giorni, sono giusti 6, uno perché li porta a scuola Sharon. Io no. Tu non puoi, nelle elementari tu non ti lasciano. Poi abbiamo preso due pacchetti di biscotti, questi qua, ve li straconsigliamo, li mangia mio marito e anche mio sotto. Vabbè, tutti bene o male, quant'altro meno Sharon. Okay. Io e uno ogni tanto... Io vado di briochina, però sono veramente buoni, loro si trovano veramente bene, costano 1,69 euro al pacchetto questi, frollini con zucchero di canna e sono veramente buoni, provateli se avete l'occasione. E abbiamo presi due pacchetti, poi abbiamo preso l'aceto, aceto, poi questo da mettere nei tosti. Funghi tagliati alla contadina con olio di semi di girasole, li ha presi nonna questi che le vuole farsi il tosto farcito, camomilla della sera e ributtiamo dentro tutto. E anche questa borsa è fatta adesso, è arrivata la base, le altre ali, poi grissini, non mi ricordo, 99, c'è anche è arrivata l'altra scatoletta di tonno, poi questi filetti di sgombro nella scatoletta come le sardine, poi pomodorini piccolini da mettere sulla pizza, amore. La pizza che fa il mio amore. Poi riso, spaghetti integrali. Mio marito fa la faccia. La nonna ha detto che vuole un giorno fare gli spaghetti. Vuole provare gli spaghetti. Allora, noi con quella pasta panta integrale, più che altro i fusilli ci piace tantissimo. Poi c'erano scontate, anche se avevamo detto che non le prendevamo più perché vogliamo bere solo acqua, ma erano scontate 29, detto ogni tanto. Per digerire, ok, la limonata è buona, poi che questa l'aveva voluta la nonna, che questa era scontata se non sbaglio, sì, aspettate che li appoggiamo giù, poi questi qua buonissimi, che noi li adoriamo, i fagiolini qua, i cornetti, non li chiamo ancora cornetti, però li si chiamano fagiolini, però sono buonissimi, una scottata in padella con appena appena di burro, come il formaggio grattugiato, il top. Questo. Poi abbiamo preso un mega pacchettone di formaggio fuso, le classiche sottilette praticamente. Non mi ricordo il prezzo. Gli altri due fusilli. Una volta, ti ricordi? Ne abbiamo fatto una bella scorta, ma una volta erano scontate a 55 centesimi, adesso 59. Vabbè, però non cambia molto, anche perché anche se costerebbe 69,70, la compriamo comunque perché è veramente integrale questa. Abbiamo abbandonato Barilla integrale per questo. Sì, perché comunque solo i fusilli. Solo la forma dei fusilli. Non chiedetemi come mai, ma solo la forma dei fusilli ci piace, perché le altre penne stancano, invece il fusillo è proprio buono. Infatti la nonna fa, proviamo anche lo spaghetto, vediamo com'è. Vedremo. È ritornato alla base anche un altro di questi? Due pacchetti. No, amore, l'ho messo dentro io. Poi Sharon non c'erano le noci a 99, però vi avevo preso i pinoli, che a lei piacciono. Mangiati i pinoli. Buster, questi li mangia il nostro cane. Poi abbiamo preso 3 pacchetti di questo. Anche io. È 1,19 euro, il grano padano, formaggio grattugiato. Questa li mettiamo dentro tutto. Crostatine per la merenda a 99. Buone. Poi... taleggio, questo qua magrissimo, il quartirolo, quello primo sale praticamente, sì. Questo costa 2 euro qualcosa, aspetta, metti qua, se no non riesco a buttare dentro più niente. Poi banane, erano a 1,29 euro, però l'abbiamo preso lo stesso. Costano sempre una cifra le banane, solo che è l'unica frutta che io riesco a mangiare più volentieri. Però, d'altronde. E poi abbiamo preso questi che erano scontati, non mi ricordo quanto, mini salamini. Perché sono? Secondo te perché sono? Che mangia salutare in casa, è lei. Che è vegetariana. Sì. Mangia gli hamburger, vabbè. Poi, per le merende, anche questi sono top dei top. Ma mi faccio un pacchetto come niente. Poi, due pizzettine, sempre per i bimbi, ogni tanto quando fanno la merenda, questi qua, se le mangiano volentieri, quelle 99. Queste me le mangio io davanti alla televisione. Sì, ecco. Ho già fatto idea, amore. Poi c'erano scontati anche questi tramezzini al salmone e ai gamberetti. Non mi ricordo il prezzo, 1,09 euro se non sbaglio, invece di 1,69 euro, forse comunque se avete il volantino MD e siete di zona così che l'avete anche voi, c'è segnato tutto. E anche questi qua, dai, non sono male. Quando magari alla sera non hai voglia di fare chissà che cosa, è arrivato alla base un altro di lenticchie. E anche un altro di Wüster. Un altro di Wüster.
bello, dopo sistemare tutto. Poi abbiamo preso questa provola affumicata buona, al naturale. Sembra buona. C'è un buon non mi ricordo il prezzo, però l'ha preso sulla nonna e il prezzo. Poi aspetta. Allora, due pacchetti di taralli che i bambini li mangiano sempre anche a scuola, gli piacciono. Perché ormai la scuola è finita, però si mangiano comunque lo stesso, non rimangono lì. Erano scontati a 99 centesimi, altrimenti costano sempre 1,49 euro. Cioè, quando finisce la scuola li mettono scontati? Sì, li mangiate. Lo... Sono no. ritornati. Beh, li mettono scontati quando finisce. Sono ritornati altri due di questi. Sì. Poi, aspettate che mi abbasso, pan grattato, olive, le lancio sempre perché quindi mangio sempre la Sharon quelle. Poi vabbè, e il pecorino, 1,99 euro, io lo taglio a pezzettini nell'insalata. Poi 1,99 euro tonno. Fotocopertina. Non si capisce. Non si capisce che mi piace il tonno. Mm-mm. Poi questo era scontato a 59 o 49. Allora, ecco, pacchettino. Perché a noi non piace tanto, ma Sharon, questo qua, anche se il mix a lei piace. Ma non è franca, cioè niente. Se mi dici sempre preferisco io questo, a me piace, allora te lo prendiamo è per buono. A me non piace perché non sa di niente. Poi, non mi ricordo il prezzo. Pomodoro, però è sempre quello. 69, sì. Poi vabbè, è 89 lo zucchero di canna, che noi usiamo solo questo. Questi erano scontati a 69, io un cracker integrale lo mangio con insalata. Questi qua sono veramente buoni. Sì. Sono delle MD, saranno di marca, non saranno quello che è, però comunque sia. A noi, cioè perlomeno a me piacciono tantissimo. Basta. Sì, abbiamo fatto vedere tutto. Poi vabbè, c'erano due casse di acqua frizzante. Il prosciutto? Il prosciutto lo prende nonna fresco, ha detto, perciò niente. Abbiamo dimenticato anche le uova quando siamo usciti in macchina. Ci siamo dette le uova. Vai. E fatti vedere. E quelli li ho fatti vedere da bere. Due casse d'acqua frizzante non ve le faccio vedere. E niente, questa è tutta la nostra spesona. Che quanto ci dura, amore, noi questa spesa un qua? Mese. Dopo fatemi sapere voi. Sì, un mese. Una settimana di tanto. Spariamo una settimana no, piena. Ma il discorso è... Adesso riempi il frigo. Domani a mezzogiorno siamo ancora prima cosa mangiamo. Cosa mangiamo? Poi vai, ti fai la pasta. Il giorno dopo dici, ma oggi cosa mangiamo? Cioè avete visto anche... Noi non siamo persone che comprano carne perché non ne mangiamo. Ne mangiamo una volta ogni... noi facciamo o pasta o riso poi ci mangiamo il panino col io parlo il pane col tonno la sera l'insalata poi mio marito fa la pizza però la nostra alimentazione sì magari sarà anche sbagliata per tanti di voi sicuramente arriveranno i commenti mangiate da schifo ci diranno perché non è la prima volta però noi la carne non la mangiamo la pasta. C'è, ok, la verdura sì, per carità, ci facciamo le zucchine, ogni tanto ci prendiamo le zucchine, c'erano le zucchine, l'insalata, mi mangio l'insalata, poi ogni tanto il pesce, mele tante. Mangiamo tante mele, perché comunque noi alla sera, però non le compriamo le MD, perché c'è un altro posto dove comunque prendiamo i chili che costano, sono scontati e le prendiamo, perché non ne prendiamo tante, mio marito fa la centrifuga, fa le belle bottiglie, tutte le sere ci beviamo il nostro bicchiere di mela centrifugata. Però dopo siamo sempre in crisi quando andiamo a fare la spesa sembra che abbiamo qua tutto noi poi è sempre così cioè fatemi sapere nei commenti se anche per voi nella vostra famiglia è così perché noi veramente al giorno d'oggi la disperazione è fare la spesa per una famiglia sono anche in 5 è così siamo in 5 perché in realtà sei col cane che stai anche bello dovresti vederlo scusate quando vedo mio amore che mi così che dorme tutta questa spesa 97 euro ok un po' sì. tanto forse. E ci mangeremo 2-3 giorni e adesso non esagerare no vedi dai magari sono, c'è la pasta comunque c'è qualcosa di pesce c'è ma ci sono delle cose che rimangono lì molto di più sì che una per settimana. Carità non è che finiamo fuori come le patatine come i cracker come le come cose pesce. Così tutte le salate il pomodoro sì. le lenticchie che la sì. sì ecco però giustamente poi ci facciamo la pasta ci mangiamo un po' la pasta a mezzogiorno alla sera vi ripeto l'insalata c'è sempre però comunque sia al giorno d'oggi è difficile carne quasi eliminata perché era la carne quasi carne quasi umana l'unico sfizio McDonald's ogni tanto ci sì. hamburger perché costano di meno è vero però dopo noi qua a casa di carne proprio non ne mangiamo proprio ci vabbè ci compriamo i bastoncini di pesce ci facciamo i surini qualcosa ogni tanto arriva la platessa ci facciamo la platessa magari la platessa il pesce mia. Così però noi la carne proprio se mi facciamo le bistecche tutti i giorni la bistecca ma non è tanto che non mangio la bistecca io la mangio da un po' mesi noi siamo così
niente, fatemi sapere voi. Abbiamo parlato anche della nostra alimentazione di casa Nica, fa niente. I biscotti del mio Chicco, anche avete visto che sono una cosa più bella del mondo. E lui guace. Mancano i più. Cioè, l'avevo già detto in qualche video, il nostro cane, all'inizio gli davamo crocchette un po' prelibate, carne in scatola. Mi stava male con la carne in scatola, allora abbiamo sempre detto mangia quello che mangiamo, non l'abbiamo abituato, così l'abbiamo preso che aveva un anno al canile, non è che era già adulto, però si è abituato molto velocemente a mangiare i nostri avanzi. A 15 anni si è arrivato. Anni, per carità, non so se posso fare il gestaccio nel video, posso? Che campi ancora 15, per carità. Però sinceramente è meglio così, abbiamo visto che il cane... Ma non è solo il nostro paragone questo, perché ci sono tanti cani che non mangiano carne in scatola e robe del genere, comunque stanno, non dico che adesso c'è dentro tutti schifezze, però non è che sia quella cosa, noi sempre, i suoi wurstel, i biscotti, i nostri avanzi. Wurstel, lui è tanti anni pollo, che mangia i wurstel. Pollo no, se non sta male. Pollo no, se non sta male. Di manzo, wurstel, lui veramente, il nostro Kiki così. Niente, fatemi sapere, scrivetemi nei commenti, io sarò qui a rispondervi, prontissima. E un bacione dalla famiglia. Ciao!